Sai quale sarà il titolo di questo video? Provo il miglior McDonald's di Treviglio. Vale il braccio più tamarro della Lombardia? Oh! Oggi finalmente! Oggi video importante, video culinario, ma non in un ristorante qualsiasi. Comunque. Perché finalmente abbiamo l'onore e il piacere di provare il ristorante di un nostro caro amico, esatto. Ovvero Human Safari. Dopo averci fatto assaggiare le peggiori cose del Giappone. Esatto. E del Giappone. E del Giappone. Oggi non ci farà assaggiare le peggiori cose. Ma andremo a provare le pietanze del suo ristorante. Dopo ci spiegherà bene la storia nel dettaglio, perché sicuramente l'ha aperto, da quello che so, con qualche socio, con qualche suo amico. E è un ristorante dove fanno carne, ma non solo. Carne anche di un certo tipo, ad esempio Wagyu dal Giappone, della prefettura di Kyoto. Quindi secondo me oggi ci delizierà. Oggi si mangia di qualità. Sì, il ristorante si chiama Giusto Così. Giusto Così. Giusto Così, e si trova all'interno della corte del centro storico di Treviglio. Molto carino visto da fuori e dobbiamo fargli un applauso perché ha aperto il ristorante solo per noi, perché oggi, che è martedì, sarebbe giorno di chiusura. Quindi ce l'abbiamo, entriamo dentro, lo spacchiamo completamente. Grazie. Grazie Nicolò, io direi di andare, Tata, anche perché è in provincia di Bergamo, noi siamo a Milano, quindi ci mettiamo 35 minuti. Ci sarà anche Mike ad assaggiare queste pietanze. Ah, Mike, sei contento oggi? Bastardo! Ci vediamo direttamente là fuori. Guarda il braccio più tamaro di Treviglio. Sempre più bello, con Dada io me ne vado. Preciso. Ragazzi, siamo alle porte del ristorante Giusto Così. È qua che si entra? Sì. Dicono oggi è non so, di parola. La strada che in pendenza, che l'effetto ottico, sì, anche le campane. Incredibile, si sente. La fate suonare apposta. Allora, Morello. Ristorante aperto da quanto tempo? Da inizio anno, gennaio. Inizio anno, e non sei da solo però? No. Chi? Siamo in tre. Adesso conoscerai il mio socio che è l'artefice di tutte le cose buone, perché io chiaramente non so cucinare. Ah, scusami, è anche lo chef. Tanto male. È anche lo chef? Sì. Abbiamo un bel team. Bene, come sta andando? Ho fame, andiamo. Come sta andando? No, sta andando molto bene, però cioè mi hanno fatto aspettare, io sto morendo di fame. Vabbè, le domande le facciamo dentro. Cioè, è incredibile che è abituato seriamente a mangiare, che ora? Io se sono a casa 6:30, 7. Dai. Alle 7 di solito finito. Non guardarmi così. Mai, cioè, per favore. Alle 7 di solito finito di mangiare. Sono le 9, quindi tu sto morendo di fame. Andiamo. In questo momento tutti i vegetariani e i vegani devono spegnere il video, perché vi stiamo per mostrare un frigo dove viene frollata la carne. Eccolo qua. Guarda che roba. Costata irlandese, T-bone, costata Polonia, qua sopra abbiamo Wagyu, costata Simmental, che non ho mai provato prima, non l'avevo nemmeno sentita. Comunque, non so se avete notato, ma siamo circondati anche da storia. Vero? Perché chi li ha fatti questi affreschi? Questi qua sono degli affreschi originali del 500, fatti da una persona della quale non ricordo. Giulio Romano, ha detto prima. Promosso. Allievo di Raffaello. Quindi ci sono questi affreschi storici che incorniciano la sala, perché questo è un edificio storico che è più antico della città stessa di Treviglio. In pieno, cioè esattamente in centro. Quindi è nato prima questo palazzo di Treviglio? Sì, anche prima della ZTL. Perché quando entrate mi dicono la ZTL? Allora, qui abbiamo una lonza con abbastanza temperatura, con la nostra salsa e il frutto del cappero, un po' condito con un po' di olio al limone e sale Maldon. Qui abbiamo una battuta di carne argentina con stracciatella pugliese e cialda di parmigiano. Quello lì è un classico crudo e burrata con la burrata pugliese. Ottimo, okay. Grazie. L'esperto sta assaggiando il Valpolicella. Devo girare? Come te la senti? Fai quello che ti senti. Consigliato comunque, perché prende aria il vino. Ok. C'è un po' di tappo. Sì. Beh, faccio anche un assaggino per Che burla sarda questa. Allora,
Sto già partendo. Iniziamo tutti e tre con la... Questa qua è la battutina. Battutina che fa ridere. La stracciatella e la crosta di grana, credo. Stracciatella e crosta di grana. Viva! Sì, dai, cin cin. Viva, ragazzi. Ma quante se ne hai presa Dad, perché è proteica? Eh sì. Che sono poco le ho presa. Cin, viva. Viva, cin. Ah. Buona minchia, qualità qua, eh. Questa è no, veramente spalla russata, però buonissima. Buonissima. Sai che mi piacciono un sacco anche il grano sopra? Ci sta, è la prima volta che mangio il grano sopra la carne così. Buono. A tanti non piace la carne cruda, però secondo me è una cremina, ci sta. Hai detto che sei friulano, giusto? Lui, io ho vissuto il friulano. Grissini hanno la cipolla rossa della Val di Cosa e di Cavasso. Sono molto apprezzati. Non li ho mai provati? Vai. Vado? Vai. Ma non sono quelli di prima. Sì, sono quelli di prima. Allora sì. Allora sono buoni. Quelli di prima sono buoni. Stanno da Dio con la lonza tonnata col capperino. Lonza tonnata. Proviamo la lonza tonnata. Che buona diversa dal solito. Con il limone o il lime, il capperino. Il capro l'hai mangiato, Riccardo? No. Dai. Lo prendo così? Sì. Buona. Buona anche questa. Io personalmente preferisco la battuta, ma buona anche questa. Buonissima questa, eh? Poi con la spruzzatina di limone. Questa ci vorrei un paninazzo io. Ah, ci sta. Cioè un paninazzo così, con questa dentro. Preferita di mia madre. Ultima, ma non per importanza. Burrata pugliese, sì. Forza, perché col la burrata crudo, è stata inventata in col crudo quello buono. Come facciamo a dividerla questa? Vado io con così. Guarda qua, che spettacolo. La divido in quattro, ragazzi, così può mangiare anche Mike's. Prendete e mangiatene tutti. Vai. Comunque, grazie. Siamo partiti col piede giusto, come si suol dire in questi casi. Sì. Ti immagini che non ti piaceva, però ci sono io presente. Io te l'avrei detto se non mi avessi... Io mi sarei offeso. Che cosa ci devo fare? Devo essere sincero. Perché poi magari poi la gente viene qua, non gli piace niente, se la prende con me. Ma già lo fanno, dai. Ma come? Ma in che senso? Il fast food più buono della Grecia, guardatevi, sono Riccardo Fossi. Provo il... Sai quale sarà il titolo di questo video? Provo il miglior McDonald's di Treviso. Mamma, quanto ti odio. E... Mike, questa è tua, eh. Guarda che bravi che siamo stati. Ma anche la lonza. Ci sta. Vai. Questo, ma questo è un classico. Questo è un classico, quindi non si può sbagliare qua. Ah. Beh, se sbagli il crudo e la burrata sono due cose. Buona. Ci sta, eh. Veramente buona. Tre piatti e tutti e tre gustosi. Mia personale classifica. Quello che mi è piaciuto di più in assoluto. Battuta. La battuta, ma semplicemente perché sono un comico. Il link con i biglietti dello spettacolo lo trovate in descrizione. Link per i biglietti dello spettacolo lo trovate in descrizione. Secondo, la burrata con il crudo. E terzo, la lonza. Tu? Primo la lonza. Sì. Secondo? Secondo la... La battuta? La battuta e terzo... Il crudo con la burrata. Crudo. Te qual è il tuo preferito? Battuta, lonza, crudo. Perché comunque la lonza è un po' diversa. Sì, non ho mai... La battuta l'ho mangiata. Ma infatti la lonza... La lonza così. Ma quando Marco mi ha fatto vedere la prova del menù, io ho detto ma... Io non l'ho mai mangiata la buonissima. Ma è mai gustosa. Ma perché poi è una roba così tranquilla, fine, cotta a bassa temperatura, quindi capito, non è neanche stopposo, che poi con la salsina, il pane. Spruzzatina di limone. Ci sta. Che faccio la scarpetta con grissino. No, volevo dire che solitamente non iniziamo con gli antipasti, c'è un piccolo entrée, però oggi siamo chiusi, perché giustamente non gli faccio fare il video con tutta la gente attorno, quindi se no poi ne ho le querelle poi, come c'è già successo. Da notare che non hanno acceso la musica per non avere problemi di copyright. Non l'hanno accesa. Fatto bene. No, perché dobbiamo fare il video. Ma metti su un po' di Michael Jackson. Basta stare meglio, Marco. Un'altra passione, per favore. Un'altra passione. Cioè, tu cosa ascolti? Occidentale? Anche.
Stanno arrivando tre primi. Tre primi. Fa tutto espresso chiaramente, quindi ci vuole un attimino. E poi abbiamo, penso, due secondi e poi ci sono i dolci. Quindi tenetevi un po' di spazio per il dolce. Che cazzo devo mangiare? Vabbè, in realtà non c'è normale se ci pensi. Poi sì, vabbè, completo. Veramente completo. Antipasto primo, secondo, dolce. A casa tua quando mangi quello? A casa mia mangio un singolo piatto. Te lo giuro. Ieri il singolo piatto era la verza. La verza. Avevo solo quello in frigo. Solo verza. Con concentrato e pomodoro, te lo giuro, sembra una ma è solo verza. Io non ho mai mangiato in italiano, la verza. Mai, mai. Tu non vieni qua a mangiare a pranzo o cena? No, minchia, divento un barile se vengo qua a mangiare. Come se tutta roba sana, sì, di qualità. Sì, però non vieni qua e mangi una roba, capito? Cioè, vieni qua alla fine mangi sempre, cioè, una cosa tira l'altra, no? Cioè, verrei. Anche perché poi l'orario in cui ceni tu manco aperta la cucina. Ucciso e vado un missing spaziale. Ma che sono troppo l'azione. Ma anche veramente a pranzo alle 11:30? Se ho modo di fare una pausa, sì. Perché non fai colazione? Non hai fame la mattina? Tendenzialmente no, ma se mi raggiungo yogurt, non bevo il caffè. Però il caffè è essenziale nella vita. No, ma ti giuro, non lo bevo. Neanche io lo bevo. Ridicoli tutti e due. Sì, battete. Infatti, guarda che schifo. La mattina non mi devi parlare, cioè non ho prima bevuto il caffè. Oh, a parte gli scherzi. Ma veramente così? Un piccolo aneddoto relativo al caffè, tra l'altro riferito in qualche modo a te. Quando siamo venuti a fare il viaggio in Islanda con Sivola, trekking rovinati perché... perché lui era incazzato perché non aveva bevuto il caffè. Ti menti, un trekking è stato incredibile, che siamo arrivati fin su. E poi la Nina, mi pare, ci ha detto: adesso scendiamo giù e andiamo, ci fermiamo a far benzina e beviamo il caffè. Io penso di aver staccato gli altri. Ero l'unico davanti. Avevamo un panorama incredibile davanti. Lui era lì, tipo che pensava ad altro. Al caffè. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo tre primi versi. Ecco. Iniziamo con risotto con dischi di gambero, tartare di gambero e stracciatella, che andiamo a richiamare la stracciatella di prima, e perline finta allo yuzu, è un finto caviale. Qui abbiamo un risotto al cervo. Che cosa vuol dire un finto caviale? Che si chiama? Non sapevo che ti dovevi dire qualcosa. Finto caviale. Chiavare. Praticamente è un processo di sferificazione inversa e fanno... è una cucina molecolare. Ah. Imprimono il succo dello yuzu dentro questo gel, come le palline del bubble tea, più o meno, una versione un po' più piccola, okay, con il succo dello yuzu. Perfetto, grazie. Poi abbiamo risotto allo zafferano con il cervo, con stufato di cervo al vino rosso. Dove lo mettiamo? Qua. E lì è molto comfort food. È una tagliatella di pasta fresca con ragù di coniglio e crema di carote. Questo spack. Grazie. Prego, ragazzi. Iniziamo. Questo è anche questo mi incuriosisce. Risotto con gambero e burrata. Sì. E caviale. E finto caviale. Di caviale. Chiavare. Stracciatella, non burrata, ci dicono. Stracciatella. Sì. Viva! Viva! Ci sta. Incredibile questo. Oh, vieni qua. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Questo. Ma da dove siamo qua? Oh. È buono. No. È tutta roba che abbiamo in menù. Forse da oggi poi ogni pausa pranzo vengo a Treviglio. Facciamo anche i pranzi lavoro. Oh, ma posso dire che è veramente sofisticato. Cioè è leggero, è legge, cioè è veramente buono. Non è pesante, è veramente buono, cavolo. Che poi mi hanno detto: cosa ci azzecca sto ristorante con Human Safari? Sti piatti, così, perché uno si aspettava. Il spartano. No, uno magari si aspettava roba unta, roba zozza, roba dal mondo. Però in realtà, questa qua è la roba che vuoi mangiare quando torni da un viaggio. Quando sei via per un po' di tempo, c'hai voglia di un bel risotto, una bella pasta asciutta. È vero. Non di maialate. No, no, ti manca questo, esatto. Infatti, qua maialate non ce ne sono. Questa è un'ottima metafora. Spiazzato così. Oh, io sono già ubriaco, te lo dico. Infatti smetti, lasci bere. Guido, io ritorno. Ti lascio sicuramente il gambero. Eh sì, quello per forza. Scumpata qua. Mike, con quello godrai, eh. Sì, te lo dico. Io godo sempre. Godi sempre te? Anche in questo momento? No, questo no. A vederci mangiare. Proviamo questo? Sì, vai. Questo qua è risotto. Scusa. Vai. Scusa. No. Risotto zafferano con il cervo. E tu dirai: ma
Nicolò, dov'è il cervo? Sotto. Pazzesco. Non ci credo. È sotto. Certo. Fai il dettaglio per favore di sto cervato. Facciamo un bel food porn. Semplicemente sotto. Ah, perché non si vede. Guarda, guarda. È qua sotto? Sì, sì. Sì. Posso far così? Guarda. Pazzesco. No! È sotto, Vai. È un po' particolare. Risotto allo zafferano col cervo non è che lo mangi tutti i giorni. No, infatti. La pacca vuol dire che è buono. La pacca è il braccio del vaccino. No, devi capire che la pacca è buono. Eccezionale anche questa. Sai che questo è perfetto, è invernale sto sì, piatto. Sì, sì, ma poi il risotto giallo, cioè qua bisogna mangiare il risotto giallo in questa zona. Col cervo gli dai quella nota proteica, muscolare che piace, capito? Io il cervo l'avevo provato ma solo come secondo, non nel primo. È un po' diverso. Ci sta. Oh, ma voto da 1 a 10? Qua non so veramente che voto dare. Ma possiamo dire che ci sta sorprendendo? Cioè ci aspettavamo buono. Però oltre le aspettative, sinceramente. Stai un po' cagando fuori dal vaso. Ti sei un po' imborghesito. Sputa nei prossimi piatti, per favore. Ultimo, come primo, ma non per importanza, tagliatelle al ragù di coniglio. Sì, questo è completamente diverso. È, diciamo, secondo me il piatto un po' più easy, un po' più leggerino. Posso dire una cosa? Sai che io lo faccio perché ho rispetto nei tuoi confronti, ma mi ero promesso di non mangiare mai più il coniglio nella mia vita perché avevo un coniglio. Mangia mai? No, non lo mangio. Davvero non mangi il coniglio? No, ma perché avevo un coniglio domestico e da quel momento. Ma questo è un coniglio antipatico. È un coniglio acido. È un coniglio antipatico? Sì, sì, uno di quelli che non vogliono bere. E allora chi se ne frega? è meglio che sia nel piatto a sto punto. Andiamo? Dai, sì, via. Sì, vai via. A rotola. Ah, e c'è sotto la crema di carote, giusto? Con crema di carote. Carote che dà quella nota dolce che di solito dai tu. Ma vai a cagare. Crema di carote. Questa era bella. Sì. Pasta fresca, giusto? Sì. Pasta fresca. È vero che è dolce la carota, eh? Buono anche questo. Buono. Questi sono eccezionali, questo mi piace, però sono tutti e tre buoni. Qual è che vince? Allora, sincero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, sì, anche secondo me. Anche secondo te? Sì. Ma quello lì è, cioè... Ma infatti l'hai detto prima. Sì, ma questo qua è un piatto da 9, 9 e mezzo, questo sì, piatto sì. Qua. Sì, veramente buono. Veramente buono. Anzi, Mike, passami la videocamera, voglio vedere la tua reaction. Diciamo. Allora, Mike, sincero, guarda che contento. Guarda che contento. Io sono un amante dei risotti, cioè proprio... Ah sì? Sì, per me allora parti avvantaggiato. Vai Mike. Proviamolo. Di? Qua? Sì, sì, prendi tutto insieme. Anche con la fogliolina? Ma se vuoi, è edibile. Sì, vai, vai. Fai un bel boccone. La stracciatella, Mike. Prendi anche la straccia. Che tale? Che buono che è. Buono, eh? Giusto. Mike, quanto è buono questo? Raga, venite qua. Eh sì, per forza. Sai che il caviale non l'avevo mai assaggiato? Finto caviale. È vero, è finto. No, però è buono il tutto. No, perché poi se mettevi il caviale vero, cioè, e poi sincero, non ci azzeccava questo troppo, diciamoci la verità. No, comunque è un modo carino per mettere, diciamo, una nota un po' diversa. Però secondo me la cosa bella del piatto è proprio che sa tanto di gambero, perché il risotto in sé anche da solo sa di gambero. Poi conta che io non sono neanche un amante del pesce, cioè sono più carnivoro, però cazzo, sì, non è un sapore molesto. Oh, però a sto punto quello col cervo. Col cervo spacca. Visto che ti piace più la carne. Anche lo zafferano per me. Vai. Tanta roba. Mai? Ah, devo dire. Cosa ti piace di più? Questo qua tutta la vita. Sembra il pesce. Ma il cervo è un po' strano. Nemmeno, non l'hai mai mangiato? No. Non avevi mai mangiato cervo? Per quello allora. Però cioè, non mi fa schifo, anzi è buono. Soprattutto col riso, cioè la carne col riso è molto molto buona. Non ti preoccupare, lascialo lì che lo finiamo noi. Però questo è un cervo che non sa tanto. Però sei... Fai palestra. Sì. Adesso proviamo... Vai, prova anche quello. Tagliatelle della nonna, dicono. Sì. Dovrebbe sentirsi un po' il dolce sotto,
Sì, la carota. Magnetasi, Mike. Che buono, ragazzo. Buona? Sai che mi piace questo contrasto tra il dolce e il salato? Anche secondo me... Bravo. Poi è... mi verrebbe da dire, cioè, se vieni qua con i bambini, cioè, questo è un piatto che a un bambino glielo fai mangiare, non è un... capito? Ha un sapore... morbido. Che così fai mangiare tutte le proprietà, no? Carboidrati. Poi? Proteine con la carne. E? Verdure, grassi, verdure, bella verdura. Io sono laureato in design degli interni, non in cibo. Ah, sei pure laureato? Sì, strano, eh? Giuro. Giuro. Questa roba qua la so fare in 3D. Ah, sì? Ah, sì, perché studiavo tutto. Per quello mi sono messo a guardare gli interni, è proprio bello comunque anche il ristorante. Sì. Vabbè, ci sta. Grazie. Che a cena ascoltiamo. Grazie. Bravo, Mike. Storie di Mike. Questo è un chuck roll di Wagyu, un full blood nazionale, viene da Venezia, l'unico certificato in Italia. È molto tenera ed è... si scioglie in bocca. Allora, ha un gusto un po' particolare perché è una carne frollata, quindi è andata a maturare nel nostro frigo che avete visto all'ingresso insieme alle altre carni. Ha una frollatura di circa 30 giorni e niente, è un processo che serve per rendere più tenera la carne, più del dovuto ancora, perché già è tenerissima. Invece abbiamo una tomahawk Irlanda, anch'essa frollata circa 30 giorni. Adesso la andiamo a condire semplicemente con dell'olio extravergine, lo andiamo a massaggiare delicatamente e poi lo andiamo a mettere direttamente sulla griglia. Griglia bella calda. Quei dolci facciamo impazzire poi. Salve, sono andato a spargere un po' di capelli su tutte le superfici. Comunque c'è un profumo della Madonna. Adesso entro e mi si stavano appannando gli occhi, vai. Vai a annusare. Vado. Permesso. Permesso. Madonna, che profumo. Qui abbiamo insieme la Wagyu. Questo male. Questo è un filetto di salmone cotto a 45 gradi per un'oretta con insalatina di finocchio, le perle di yuzu di prima e una crema di zucchero. Ma qua dobbiamo mangiare tutto, se no si fredda. Tomahawk Irlanda frullato 45 giorni. Senti come cosa salmone, iniziamo? Dai, sì. Iniziamo con il salmone. Vai. Sotto che cos'è? Crema di zucchine. Crema di zucchine. Dovrebbe essere tenerissimo, forse. Tu sei tenerissimo. Sei uscito bene. Ecco. No. Vai, da. Lo dico subito. No, Anna. È burro. È ultra tenero. È burro. L'ho fatto in last video. Si fa tra l'altro, Ho scoperto che si fa questa cosa. Sì, quelli Space Valley. Giuro. Sì, dentro la lavatrice. Sì, fanno... si può cucinare la lavatrice? Sto male. La lavastoviglie. E si può? Sì, io faccio così da quel giorno. Ma no, c'è un po' di pesce. Buono, questo. Si sta? Buonissimo. Ogni volta che mangiavo il salmone a casa rimarrò deluso a sto punto. Perché sei rimasto. C'è la lavatrice. Tu mangi il salmone a casa? Ti dà la ricetta. Il signore. Salmone al cartoccio faccio. Pazzesco. Chi mi hai preso? Guarda, io a casa non mangio il salmone. Salmone al cartoccio, 30 no. minuti in forno ed è pronto. 30 minuti in forno. Il mio forno non è mai stato acceso. Non è mai stato acceso, forse. Buono, dai, questo spaccava. Buono. No, Tomahawk. Tomahawk. Sì, assaggino di Tomahawk. Andiamo. Detta anche polpaccio di Dadda. Polpaccio di Dadda. No, scherzo, è piccolina per essere polpaccio di Dadda. Questa è frollata? Sì. Quanto? 45. 45 giorni? Anni. Frollata per 45 anni. Tomahawk di mezza età. È l'uovo centenario. Costicina c'ha un sapore veramente... letale. Approvi? Buono. Anche a veloce. Così. Ah, no, quando lui fa cose buone, scusa. Ah, un ceffone. Un ceffone. Prima che si fredda. Il Wagyu. Dall'unico allevamento italiano, quindi non arriva dall'altra parte del mondo. È Wagyu. Dov'è? Dov'è? Venezia.
Venezia, vicino a te, insomma. È carne giapponese, cioè la carne della mucca giapponese, ma che arriva dall'allevamento italiano. È stata portata la razza in Italia. Ah. Sì, 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 proprio la mucca. La allevano seguendo i metodi giapponesi. Sì. Come direbbe Eddie Guerrero, viva la razza. Se non sbaglio, una delle wagyu migliori del mondo viene allevata nella prefettura di Kyoto. Ho una cazzata. Prefettura di Kyoto? Sì. No, Kobe? No, Kyoto. Ah sì? Non so. No, però ho mangiato sentito sta cosa. La più buona l'ho mangiata a Kobe e a Tottori. La carne di Tottori, che dicono che sia addirittura più buona di quella di Kobe, effettivamente è molto molto buona. Mai sentita? Tottori? Sì, è sempre wagyu di alto livello. Fermo, non mangiare salmone. Cazzo! Reaction fake perché si è spenta la camera alla carne di wagyu. Oh, fake. Alla wagyu, sì. Alla wagyu. Wait. Ci ho mai bevuto anch'io. No, ne ho bevuto, eh. Vai, oh, ci siamo? Sì. Viva. Viva. Jeans. Jeans. Però è ancora più buono il pezzo. Spacca. Questa è incredibile, eh. Frollata, wagyu, sa quasi di formaggio, secondo me. È vero. C'è un retrogusto di formaggio. Allora. Se avete fattuto? Sa effettivamente di formaggio. Chef! Come mai sa di formaggio? È scaduto! Ma comunque completamente non è carne normale. Cioè sembra un altro animale. Marco! È buonissima questa. Oh, concentrati, eh! Senti come si scioglie. Ok. Hey. Buona? Mica che buona che è. Buona? sa di formaggio un po'. Sì, un po' è scaduto. Vabbè, è scaduta. Non so se è una bella cosa che dite allo chef che sta di formaggio. No, ma è vero, è tuo gusto. Se ogni volta che lo dite fa tipo sti stronzi, dice. Sta scappando. Hai il caffè a mezzanotte, devo bere? Qui avete la possibilità anche di assaporare il menù vegetariano. Ragazzi, è seitan, cioè nel senso. È seitan questo? Non credo proprio. Correva. Proprio. Cos'è che è? Scaglie di sale maldo. Sorbetta alla mela verde con scaglie di sale maldo. E grana padano. Serve per sciacquare un po' la bocca e prepararla poi per il dolce. Faccio i gargarismi. Questo è il pre dessert. Ripeti Dada adesso. Allora, scaglie di sale manco. Maldon. Sale Maldon e sorbetto alla mela verde. Sorbetto alla mela verde. Si sente che è fresco, eh? Sorbetto alla mela verde con scaglie di sale Maldon. Pulisce la bocca questo, eh? C'è qualcosa di salato. Questo è cioè, sale. Letteralmente il sale Maldon è sale. Ma questo è incredibile. Non ti arrabbiare, scusa. Hai detto quattro volte. Scaglie di sale Maldon. Vabbè, ma sale Maldon poteva essere una mandorla, che ne so io. Sale. Le quattro mandorle che si mangia. Non è stato detto sale, virgola, mando. Sale Maldon può essere un nome di... Capito? Sale Maldon è quello che c'era sul Maldon, tavolo detto così sembra. Ah, sembra attaccato. Sì. Ma vai a cagare. Sale Maldon. Sì, sale Maldon. Io di solito questo prendo la porzione intera, che mi piace molto. Questo, veramente... ti dà una rinfrescata rispetto a quello che hai mangiato forse tu. Lo sostituirò e ti prepara al dessert. Il dentifricio la sera. È fatto con Listerine. Mettiamo Listerine in freezer. No, comunque secondo me ci sta perché di solito al ristorante il sorbetto al limone. Invece qua è alla mela verde. La mela verde. Ci sta, diverso. Buono. Vero? Anche a me piace. Poi però di base al ristorante il sorbetto non te lo danno prima del dessert. Te lo danno dopo. Ma per se hai mangiato il bistecca in brontosauro però ci sta che ti... No, infatti. Una coccola. Sì. Da Cannavacciuolo, prima del dessert, danno infatti il gelato al limone, che ha a forma di limone proprio. Quindi ci sta. L'ha presa da qua, evidentemente. L'ha presa da giusto così a Treviglio. Buona comunque. Sì. Aspettiamo il dessert. Oh, che dessert c'è? Te li dico in anteprima, eh? Vai. No. Dai, sorpresa. Dai, sorpresa, allora. Surprise, motherfucker. Panna cotta allo zafferano con liquirizia e servito con culisse di lamponi e lamponi freschi. Tiramisù classicone e una cheesecake fatto con frutti di bosco e mela. E culisse di lamponi. Grazie. Enjoy.
panna cotta con liquirizia. Panna cotta con lo zafferano. Quella senza lattosio. Quella senza lattosio, senza glutine. Questa? Senza niente. Capito, questa qua quando sei senza glutine. Sì. È light questa. Light. Vai. Sono giusto un po' di proteine in polvere dentro. Vai. Assaggio anch'io perché non li mangio mai da giro. No. Non li mangi mai? No. Mangio, solito provo il tiramisù perché mi fa impressione. Sai di cosa sa? Di formaggio. No. Buona. Sa di Kinder Paradiso. Buona. Vero. Sa di Kinder Paradiso mix a Yankee Candle. Tra l'altro Kinder, di Kinder mi dovete dare diritti. Sa di Kinder Paradiso. Di base a me non piace la liquirizia, ma qui non è invadente. Ci sta. No. Buona, eh? Mm. Tirami su, per pazzesco, eh? Tirami su. Questo per voi è il top? Il mio, tra i tre. Me, il mio è il top. A me non piace. Come? Addirittura. Secondo per me è il top. Danna. Questo ti rende proprio felice. Questo è proprio il discorso felice. Guarda che il chicco di caffè l'avevo dato per te, eh? Scusate. Buono questo, eh? Eccezionale. Ci sta. Buono. Dopo arrivo. Sapevo che ce l'avessi fatta con la figura. L'hai fatta anche stavolta. Ultimo, ma non per importanza, cheesecake. Vuole? No, andate voi, andate voi. Tu non sei l'amante della cheesecake? No, sì, la mangio, però se devo scegliere... Ma il tiramisù mi fa impazzire, ma non lo mangio intero, per dire. Cioè, per me è troppo. Com'è? Guarda qua. Qua goduria. Io non voglio. Lo mio. Vedi che abbiamo fatto bene la sala per ultimo. Questo è il mio preferito. Dai. A livello di gusto personale, ovviamente. Preferisco, per me, è più buono il tiramisù. Però questa è sicuramente più elaborata. È vero. Questo è incredibile. Primo per me, secondo e terzo. Possiamo dire, forse è una delle cheesecake più buone che... Veramente buona. Che noi, nei ristoranti che andiamo... Proviamo la cheesecake. Dobbiamo provarle tutte. Anche la fast food greco dell'altro giorno. Non c'erano i dolci. Non c'erano i dolci. Visto che sicuramente le persone lo scriveranno nei commenti, perché quando non mettiamo i prezzi chiedono sempre quanto si spende. Mediamente. Ma c'è persona... sul sito c'è tutti sul i prezzi. Abbiamo il sito. Secondo me per una cena così a testa avremmo speso 40 euro. Sì, di carne. 40 euro? 40 euro. E basta. No, secondo me col vino 45. No, col vino aumenta un po' qualcosina, 45. Sì. Mi aspettavo di più. No? Siamo un po' di più, con la carne che hanno mangiato, eccetera. Beh, abbiamo mangiato la Wagyu. Ah, Wagyu. Sì, sì. Ah, è la T-bone, è la... No, ma perché ormai la sala ci penso io, cassa ci penso io, non sa molto bene quanto. 50 euro a testa? Sì, sì, sì. 50 sì, euro almeno, testa. Sì. È vero che avete diviso, quindi. Giustissimo, cioè, ma ci sta, per tutto quello che abbiamo mangiato. Poi ci sarebbe stato l'entrée, antipasto, primo, secondi, che secondi, e dolce. Dolce, vino, vabbè, caffè, e caffè che adesso assaggeremo. 50 euro a testa è... Milano 50 euro mangi una pizza. È regalato 50 euro. Secondo me siamo giusti perché non siamo a Milano. 3, 2, 1, vai. Le veline! Ragazzi, noi concludiamo questo video sotto la con pioggia. Una promessa. Andremo a mangiare un hot dog da Patrizio Chianese da Fragola. Bellissimo! Andiamo? Andiamo! Sono 80 euro di Freccia Rossa. Ragazzi, 80 euro per un hot dog sarà il titolo. Ma solo con 80.000 like. 80.000 like sotto questo video e voliamo assieme da Patrizio Chianese a mangiare un hot dog. Sì. Nick, fai questa mossa, copiala. Allora, così, così, destro, sinistro. Il collo com'era? Ce l'ha. Faccio una volta. Come si fa? E giri. In destro così. Mi si rovinano le Crocs. Ma stai cioè, le Crocs di Louis Vuitton, cioè. Ma guarda che ciabattata. Fagli vedere quell'orologio che ti sei comprato con i soldi di Riccardo. Voglio vedere di Riccardo. È necessario questo. Vogliamo vedere che orologio si compra. Meglio di no. Che mi ha cazzo vedere l'Apple Watch. Quanto viaggiamo agli orologi degli YouTubers? Sì.
Noi ringraziamo Nick. Oh, veramente, tutto grazie, buono comunque, a parte gli scherzi. Ci mancherebbe, non vi ho neanche fatto pagare. Non ci hai neanche fatto pagare, che raccomandazione. Comunque è la recensione, o comunque proviamo, è meno imparziale, perché siete venuti durante il giorno di chiusura, c'eravate solo voi, c'ero io presente, quindi chiaramente tutto quello che hanno detto è falso. Okay, tutto è falso, fa tutto schifo, anzi, non venite mai in questo posto. Anzi, no, venite e fate un video su TikTok in cui ve la prendete con Riccardo. Noi vi ringraziamo, vi saluto. Voto 8,5-9 è l'esperienza totale. Sono è alto per noi, Sono molto contento. Sì, sì. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Ciao, adios, ciao. E hasta luego.